La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Avellino ha dato esecuzione all'ordinanza applicativa delle misure cautelari personali e reali disposta dal GIP del Tribunale di Avellino nei confronti di 5 persone, di cui 2 si trovano in carcere e 3 invece agli arresti domiciliari. Nel contempo sono state eseguite 12 perquisizioni nei confronti di persone fisiche e giuridiche ed è stata data esecuzione al sequestro preventivo per un ammontare complessivo di circa 3 milioni di euro in relazione ai reati di riciclaggio, reimpiego di profitti illeciti ed emissioni di fatture per operazioni inesistenti. I provvedimenti, eseguiti anche con il supporto delle Fiamme Gialle appartenenti al gruppo di Fermo e alle compagnie di Castellammare di Stabia e di Cava dei Tirreni, sono il risultato di complesse e articolate investigazioni eseguite dai militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Solofra, nell'ambito delle quali è stata individuata una struttura organizzativa con base nel polo conciario di Solofra e diverse ramificazioni nelle province di Avellino, Salerno, Napoli e Fermo. In particolare, le attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica hanno consentito di acquisire significativi elementi che hanno condotto a ritenere che i 2 soggetti attinti dalla misura cautelare in carcere attraverso compiacenti prestanome e società Cartier avevano posto in essere un articolato sistema di frode fiscale per oltre 45 milioni mediante un vasto giro di fatture false, trasferendo poi parte delle illecite somme di denaro per circa 1,7 milioni di euro tramite numerose movimentazioni bancarie verso paesi extracomunitari ed in particolare verso la Repubblica Popolare Cinese.